Buonasera. 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 Il signore si chiama Luca Imbriani, di Lioni, Avellino. Molto bene. Allora, signor Imbriani. Senta, signor Imbriani, le solite domande che sono purtroppo costretto a fare per evidenti ragioni, cioè lei si presenta alla corrida, però svolge evidentemente un'altra attività, cioè che cosa fa? Impiegato. E fa l'impiegato. E, il suo hobby qual è? Beh, io suono, canto e niente, faccio anche il pagliaccio con gli amici, insomma, sì, certo. Con gli amici. Niente di più. Senta, le posso chiedere, vedo che ha degli sono stemmi. Di origine nobile, quindi ho questo stemmetto così, in particolare. Cioè lei è di origine nobile? Sì. Posso essere così indiscreto da chiederle se è conte, barone o... No, no, nobile solo, è solo nobile. È solo nobile. Senza titoli. Senza. A proposito, volevo dire una cosa. Sì, prego. Il suo aiutante è stato un po' scortese. Sì. Mi ha detto, lo prenda in mano. E mi ha dato questo. Sì. Cioè, ma mica è un modo giusto di... Dire, no, certo, darglielo in testa era peggio. Quindi, allora, lei deve perdonare. Allora, lei vuole l'asta. Lei vuole allora, l'asta. Senza asta. Senza asta, signora, per favore. Ma vada pure, scusi, grazie. Ma loro mi dicono di portare l'asta. È sempre meglio, signora. Ma non è un pendolo, signora. Allora, sì. Ecco, lei cosa fa allora con il microfono? Non fa no, niente. Col microfono non faccio niente, niente, quindi glielo do a lei in mano. Ah, sì. Se permette, glielo do in mano. Solo che io lo so adoperare. Prego. È una richiesta. Posso iniziare un po' da capo? Perché sì, puoi iniziare da capo. Ah, vuole le luci basse. Si possono abbassare le luci, ma non in maniera che non si veda assolutamente nulla. Abbassare un pochino le luci? Mastro Pietro? Possiamo abbassare le luci? Ecco, così già si è creata un'altra atmosfera. Lei cosa fa esattamente? Il manichino animato. Sì. Capito quello che lei voleva fare esattamente, perché c'era dell'ironia in quello che lei faceva, è vero? E vabbè, pazienza, andrà meglio un'altra volta, d'accordo? La ringrazio, arrivederla di nuovo. Arrivederla. E adesso passiamo rapidamente al